Venerdì 4 settembre 2020, ristorante Enoteca, Villa Nachiri, a Corno di Rosazzo, presenta la serata paella e sangria, a partire dalle 19.30, impepata di cozze, paella e sangria, crema catalana, acqua e caffè, il tutto a 35 euro. Solo su prenotazione allo 0432 75 57 33 oppure info@ristoranteinvilla.com. Potrai vivere una serata immerso nella splendida cornice che solo il ristorante Enoteca Villa Nachini a Corno di Rosazzo, in piazza 24 Maggio, ti saprà offrire. Dico a te, sì proprio a te, cosa aspetti? Alza la cornetta. 0432 75 57 33 oppure invia una mail a info@ristoranteinvilla.com per la tua prenotazione. Paella, sangria, venerdì 4 settembre 2020 a partire dalle 19.30. DJ set, Maxi. Certo. Okay. Perché ero venuto apposta anche per fare la diretta, collegamenti, eccetera. Detto, non si vede nessuno a passare. Quanti chilometri avete fatto fino adesso? 150 per tre tappe. 450 circa. Ecco, siete partiti esattamente il giorno martedì, se non sbaglio. Martedì da Pavia, prima tappa Pavia Mantova, seconda tappa Mantova Castelfranco Veneto, terza tappa Castelfranco Veneto Cividale. E adesso l'arrivo a Gorizia. Adesso l'arrivo a Gorizia con i festeggiamenti per la celebrazione organizzata dal nostro amico Paolo Covre, dal nostro capitano Ivor Vaghi, dal presidente Luigi Scorbatti. Certo. Senta, per mettere in piedi al tempo del Covid un'iniziativa come questa, cosa vuol dire? È una cosa molto difficile perché abbiamo tribulato, è un anno che stiamo tribulando, anzi più di un anno che abbiamo tribulato per organizzare questa iniziativa qui, e nel momento in cui, diciamo, dopo la conferenza stampa che avevamo fatto a Pavia, sembrava dovesse partire tutto per il verso giusto, ma a maggio che era la partenza della nostra iniziativa, c'è stata stoppata a causa del Covid, quindi abbiamo dovuto ricominciare tutto e stabilire una nuova data e finalmente siamo riusciti a coronare tutto il sacrificio che abbiamo fatto nei mesi precedenti. Però qualcuno potrebbe dire centenario e con le bici del 2020. Sì, con le bici del 2020, perché insomma fare un percorso simile con le bici d'epoca sarebbe stato veramente difficile. Immagino. E poi sì, chiaramente col traffico di adesso sarebbe stato veramente devastante. Quindi abbiamo utilizzato le nostre biciclette che sono un po' più, diciamo, adeguate ai tempi, certo, con cui tempi moderni, ma ricordando il passato. Sì, assolutamente, ecco. Il passato non è mai da dimenticare. Adesso voi arriverete in quel di Gorizia e consegnerete il tricolore direttamente al sindaco, no? Sì, sì, certo. E allora vi facciamo partire come giusto che sia. Ci spostiamo. La scorta tecnica c'è. Grazie. Grazie a te. Ringraziamo anche l'amico Zanuto, che è un po' il trad union, no, di questa iniziativa, sì, per quanto riguarda le tappe friulane. Sì, tappe friulane, sì. Cividale è questa tappa importante che segna un momento storico importante collegato a questo evento. La brigata Pavia aveva liberato Gorizia dalla prima guerra mondiale, giustamente da Pavia questo ricordo anche in omaggio dei caduti della prima guerra, certo, mondiale. E adesso anche tu vai a Gorizia, no? Vado, faccio un salto a Gorizia, accompagnato. Complimenti e buon lavoro, grazie a te. Assessore, in rappresentanza del comune di Corno di Rosazzo, questa bella iniziativa per ricordare il viaggio, no, dal Ticino all'Isonzo, passando dove
quella famosa sera del 23 maggio 1915 partì ufficialmente il primo colpo di fucile con l'entrata in guerra dell'Italia nella Grande Guerra. Insomma, cosa vuole aggiungere ancora? Niente, noi siamo stati enormemente orgogliosi di accogliere questi ciclisti che hanno fatto questa splendida iniziativa storico-sportiva che sicuramente li ha portati a condividere per loro un bel momento, ma anche a ricordo di quella famosa corsa del 1919 dove è stato consegnato il tricolore a Gorizia. Ci siamo fermati alla stele del primo colpo di fucile proprio per ricordo di quel momento che ha segnato la storia di tutti quanti noi. Un momento difficile, un momento drammatico che è giusto ricordare, perché il passato va ricordato per sostenere e consolidare la nostra identità, rispettando sempre il presente nella consapevolezza totale per poter costruire un futuro. Bene, grazie e buon lavoro. Venerdì 4 settembre 2020, ristorante Enoteca Villa Nachiri a Corno di Rosazzo presenta la serata paella e sangria a partire dalle 19:30 in pepata di cozze. Paella e sangria, crema catalana, acqua e caffè. Il tutto a 35 euro. Solo su prenotazione allo 0432 75 57 33 oppure info@ristoranteinvilla.com. Potrai vivere una serata immerso nella splendida cornice che solo il ristorante Enoteca Villa Nachini a Corno di Rosazzo, in piazza 24 maggio, ti saprà offrire. Dico a te, sì proprio a te, cosa aspetti? Alza la cornetta. 0432 75 57 33 oppure invia una mail a info@ristoranteinvilla.com per la tua prenotazione. Paella, sangria, venerdì 4 settembre 2020 a partire dalle 19:30. DJ set, Max Fit.